Nostro Jonathan Spinesi. Ciao Jonathan, come Buonasera stai? A tutti. Benissimo. Allora, benissimo. Noi quando si parla di partite, di derby, di cuore, di amore, di passione, noi non possiamo non pensare a te, insomma, perché tu poi un gol importante l'hai fatto contro, in un derby contro il Palermo, e lo rivedremo questa sera. Erano insomma, qualche stagione dietro, eravate insieme a Jorge Martinez, ma proprio ti senti con Martinez ancora oppure no? No. Ma io difficilmente mi sento con i giocatori, sì, con i ex compagni, difficilmente. Per me il rapporto vero è quello diretto, quando siamo a quattro occhi. Te lo ricordi questo derby? Era praticamente stagione 2007-2008, prima stagione di Serie A con il presidente Pulvirenti, ci trovavamo qui in casa, però quattro gol storicamente non ci sono mai stati allo stadio Massimino, Jonathan. No, ci sono stati anche in quella partita lì, però tre nostri. Tre, esatto. Così è, penso sia il massimo. Più di questo non si poteva chiedere. Di questi tifosi a un certo punto dicevano anche il quinto, perché insomma c'era stato un 5-0 a Palermo in una partita sempre di campionato, però quattro gol sono da tu qualche panchina. Purtroppo l'hai fatta nella tua carriera qualche volta, no? Però l'ultimo anno soprattutto, e poi naturalmente poi a quel punto decidesti, insomma, uno che è abituato a fare gol a quota doppia. No, si può. Però dico, come puoi in una partita così importante, insomma, uno come Miccoli tu lo conosci anche come sì, giocatore, come atleta, come persona. E anche come persona, uno che insomma il derby Catania-Palermo e Palermo-Catania sa che significa, ne ha giocati tanti, in campo può dire e dare la sua. Un altro come Pastore, vero o non vero, ha avuto l'intossicazione la notte, un problema sotto un profilo fisico, se è al 30% non lo convochi neppure e non lo metti in panchina. Viceversa, due giocatori del genere, insomma, in panchina stanno davvero strettissimi. Io insomma, non sono spesso d'accordo col presidente Zamparini, nel senso, voglio dire, delle sue strategie con i tecnici, no? tante volte sono moti di impeto, ma insomma, quello di oggi probabilmente è stata una scelta dettata da certe evidenze che non possono essere trascurate. No, ma io penso il calcio di oggi, da 7-8 anni a questa parte, è un calcio che se non stai bene fisicamente anche il campione non fa la differenza. Quindi io ho sentito l'intervista che ha fatto Simeone e penso che rispecchi un po' le scelte che ha fatto anche Cosmi, nel senso che chi meglio di lui li ha visti in settimana, non penso che uno si dia le martellate da solo. Sugli Zebedei. E quindi se ha ritenuto opportuno non farli giocare è perché forse erano in una condizione tale che non gli altri forse stavano meglio, come alla fine è giusto che sia. Pastore è entrato negli ultimi 20 minuti, purché sia giovane, purché sia tutte le attenuanti, purché è stato male, però anche da là un campione dovrebbe dare un po' grossi segni sia dentro che fuori il campo. È stato quasi irritante. Giocatore, non penso che uno è talmente pazzo che se stanno bene non li fa giocare. Sicuramente. E questo è una cosa normale. Avranno accusato qualcosa. Forse per come è andata la partita a quel punto lì io non l'avrei fatto neanche entrare, perché per come ha giocato è stata veramente un'umiliazione anche per stesso il ragazzo. Poi nel calcio lui è un campione, si parla di grandi squadre e tutto quanto, ma nel calcio anche perché nel momento in cui è entrato Pastore si è notato che quasi quasi gli dava fastidio. Questo sto dicendo, è perché forse non stava una cosa bene strana. Nel calcio dovrebbero aiutarlo soprattutto le società, perché lui è un grande talento, un grande campione, è giovane, ma nel calcio c'è una regola. Per me ricordano più le ultime 7, 8, 10 partite che quello che ha fatto nelle prime 30. Sì, questo è vero. E quindi se non stava bene era preferibile per loro non farlo giocare, perché il Catania era meglio se giocava più. Nelle trasferte. Però godiamoci questa vittoria. Intanto godiamoci. Attenzione, godiamoci questa vittoria. Godiamoci questa vittoria, perché ora quello che voi state vedendo è nelle immagini che vi stanno passando. Noi piano piano cercheremo di analizzarlo. 20 e passa mila spettatori al Massimino, tu questo stadio te lo ricordi, lo hai visto, è così pieno di persone. Però in una squadra come il Catania, che storicamente in trasferta è una squadra che in Serie A non ha dato mai grandi slanci, ma che succede, Jota? Cioè, è davvero così fondamentale il fattore campo o è
anche un approccio tecnico che va rivisto alla luce di una squadra che deve un po' anche sprovincializzarsi il Catania. Cioè deve no, essere... diciamo che statisticamente le squadre che riescono a fare qualche vittoria anche fuori casa sono quelle squadre che poi lottano per obiettivi diversi. E questo purtroppo non è, è tutto là la diversità, ecco, tra le squadre che lottano per la retrocessione o comunque stanno fuori di qualche punto e le squadre che lottano per gli obiettivi UEFA. Che Catania con 35 punti, con tutte le cose che ha passato e tutto quanto, se avesse fatto anche due vittorie in più, anche perché ha fatto 33 punti se non mi sbaglio in casa, ha fatto solo due punti fuori eri comunque, 4 punti sono fuori stati, casa 31 sì. punti in casa sono tantissimi, mica sono pochi. Eri sicuramente agganciato per un campionato come quello di quest'anno, per le partite che ci sono state, per i risultati soprattutto che ci sono stati, per le partite che ci saranno. È un campionato ancora aperto su tutti i punti di vista, tranne quelle due o tre squadre che non hanno oramai più niente da chiedere, però si è riaperto tantissimo sia dietro che in avanti. E difatti poi tra un attimo vedremo proprio la classifica, la partita del Parma col Bari. Parma ha giocato una partita per vincerla come era giusto che fosse, ha preso un gol su un calcio piazzato quando meno te l'aspetti, il contropiede quello finale. Hanno avuto la forza e di far gol meritato, però non è che neanche abbiano avuto queste grandi occasioni. Il Bari ha giocato come una squadra che andava là e cercano a questo punto il campionato di valorizzare. Esatto, qual è insomma il mordente per un giocatore che sostanzialmente sa di essere ormai probabilmente dico destinato alla retrocessione e che invece vuole mettersi in mostra? Ma quello infatti che ti ho detto prima, nel calcio ci si ricorda di più delle ultime 6-7 partite che delle prime 32-33. E quindi i giocatori anche come a Bari, che sono con quasi due piedi dall'altra parte, giocano perché sperano di potersi o conquistarsi l'opinione di qualche altra squadra, l'interesse di qualche altra squadra, o le riconferme in una squadra comunque importante di candidata sicuramente alla promozione, e quindi cercano sempre di fare del bene. È un insegnamento, io spero che giochino così fino alla fine. Secondo poi me le probabilmente ha sbagliato come gesto, questo ecco, senz'altro. Però bisogna anche comprendere le difficoltà che ha avuto questo ragazzo. Ha avuto delle difficoltà notevolissime, è rimasto in panchina, ha avuto un grosso infortunio. E quindi si è sentito criticato, quindi al momento in cui segna il gol reagisce magari in una maniera certamente discutibile. Però bisogna anche capirli certi gesti. Giovanni, a te è capitato mai di prenderti con il pubblico quando ti beccava? Sì. Sì, no, ma Pablo è andato via, io l'ho sentito ieri, è dovuto andare via perché aveva un fortissimo emicrania. Sì. No, veramente, sto scherzando. Io l'ho sentito, quando ha segnato il gol. L'ho sentito al telefono, è andato via perché aveva un forte mal di testa e lui ci soffre, e quindi è per quello che è andato via, se no sarebbe sicuramente rimasto. Non facciamo Pablo, no. Pablo, io vi posso garantire che un professionista serio, ve lo posso giurare sul bene dei miei figli, pochissime persone, non giocatori, persone esistono come lui, una persona serissima. Se ha anche avuto questo gesto, ma dico, per la persona che è, per il ragazzo che è, tutto gli va perdonato. È veramente dubbi. Un ragazzo eccezionale. Non ci Pablo. Sono dubbi, però dico, perché in un momento così di festa, di riconciliazione? Ma è un momento che magari. Fa, l'aspetti, insomma. Ma no, un momento magari di sfogo su, un momento di tanti problemi, tante cose che uno ci può avere, che ha passato. Ma la gente cose l'ha applaudita mentali. A quel punto. Jonathan, la gente sta applaudendo. La gente ti sta sostenendo, stai vincendo una partita importante, hai la cornice migliore di pubblico, hai la gente, stai giocando anche da qualche settimana dopo esserti ripreso da gravi certo. problemi fisici, quindi hai avuto insomma tutto il sostegno del pubblico di Catania. Però fai calcolo che sta andando molto in panchina, questa è un'altra cosa che chiaramente il giocatore non è che è felicissimo. Io non sto dicendo è con questo perché io sto andando a difesa ovviamente di Pablo per la persona. No, no. Non sto dicendo assolutamente che quello che ha fatto è stato un gesto giusto. Sto dicendo che ci sta. Perdoniamolo perché è un ragazzo eccezionale. Facciamo sicuramente sarà il primo a essere pentito di quello che ha fatto. Su questo sicuramente non ha dormito per questa cosa qua, conoscendo Pablo. Facciamo una cosa.
gol più bello che tu hai segnato nel frattempo che te li stiamo facendo vedere? Quello che ti ricordi con più piacere di quelli che hai segnato a Catania? L'Udinese in casa. Udinese in casa. Sì. Stagione, seconda stagione. Primo anno di Serie A. Primo anno di Serie A. Sì. Perché è importante per te quel gol? Facciamoli vedere nel frattempo, facciamoli riguardare un po' quei gol mentre Spinese ci racconta il perché di quel gol. No, è importante perché era... venivamo da un... da partite insomma importante, avevamo costruito una bella classifica e quella era insomma uno di quegli scalini dove si poteva o fare un grande campionato, come quello infatti è il mio più grande rammarico, si sarebbe potuto fare, o invece insomma tornare a lottare per altri obiettivi. Tu hai giocato in nazionale Under 21, no, Jonathan? Sì. E poi salto della grande nazionale, invece perché non è arrivato e come mai? Con i numeri, le cifre, non le caratteristiche? È arrivato, penso un po' che abbia un po' subito anche io, insomma, quello che successe la partita in casa col Palermo. Perché a dicembre... Esatto. Avevo fatto 11 gol, era un gol dietro a Totti nella classifica marcatori. Magari forse non neanche per, sicuramente per me, perché ci sono giocatori molto più bravi di me. Però a livello di gol realizzati sicuramente penso che una chiamata poteva arrivare se fosse continuato a giocare le nostre partite in casa. Sicuramente avrei fatto molti più gol di quelli che avevo fatto quell'anno là, e sicuramente una chiamata che era poi il mio sogno, io l'ho sempre detto. Quante partite hai giocato con l'Under 21, Jonathan? 6-7? Poche, sì, 8. 8 partite, ma il pubblico... Quelle che sono bastate. Il pubblico del 2007 rapportato al pubblico del 2011, sono cambiate tante cose, sono cambiati probabilmente, siamo cresciuti un po' tutti quanti, non pensi? Io non ho peli sulla lingua e penso che la differenza è una sola, il rapporto tra giocatore e tifoseria era completamente diverso. Noi venivamo da una promozione dove avevamo vinto un campionato, sì, noi perché andavamo in campo, ma senza il nostro pubblico non saremmo andati da nessuna parte. E quello è quell'entusiasmo e quelle componenti che giustamente ne parla tanto il direttore, sono fondamentali per noi tifosi e noi per i tifosi. Noi andavamo allo stadio, me lo ricordo sempre, nello svincolo lì incontravamo tutti i tifosi, era come andare tutti a fare una battaglia, noi la giocavamo perché eravamo i calciatori e loro la facevano sugli spalti. Noi sentivamo loro e loro sentivano noi, ecco perché c'era quell'amore e quelle cose che non so se potranno ritornare. Questo è quello che sicuramente manca. In campo tanti amici, no? Poi insomma, alla fine della carriera ognuno va per la sua strada, ma ti è rimasto qualche giocatore in particolare col quale insomma vorresti ancora continuare a giocare, anche un amichevole, anche una partita così, una partita, un gol per la solidarietà, quella che partirà tra due settimane? A me piacerebbe molto poter organizzare una partita, infatti forse Luca mi potrebbe dare una mano in questo. Luca insomma ti sta portando Nazionale Artisti, Dream Team, Nazionale Giornalisti, Gioca Amicale naturalmente, sì, come no, e le All Star Siciliane, poi insomma ci saranno quelli di Amici, mi ha detto insomma poi ne parleremo meglio la prossima settimana, però insomma un evento importante, sicuramente un appuntamento nel quale ci sarà modo di potersi divertire, ma soprattutto il motivo per cui viene fatto, per aiutare persone che veramente... Io ho visto le carte, ho visto i documenti, posso testimoniare io veramente di persone che non ce la fanno neanche a comprare un pacco di pasta, e questo penso sia la cosa, il gesto più bello di poter io, le persone che ci saranno, tutti quanti siamo, io perlomeno orgoglioso e onorato di poter far parte a questa iniziativa, organizzata sicuramente in un modo bellissimo, ma meglio che Luca insomma non la potevo organizzare ogni, nessuno. Ogni gol racconta un'emozione. Tu mi hai detto che è stato probabilmente il gol più importante
nella tua carriera a Catania, c'è un gol che invece non hai mai realizzato, che invece ci tenevi a mettere in fondo al sacco? Una partita che avresti avuto piacere di vincere e firmare con un tuo autografo e invece non ti è riuscito? Sì, l'ultima partita a Bologna in campo neutro col Chievo. Non la potetti giocare per infortunio, ma quella è stata... è una di quelle partite che avrei voluto giocare e sicuramente far gol, perché era... No, perché l'avrei fatto, perché era... un'annata ed è rimasta un'annata, al di là di quello che è successo, che ha unito fortemente la tifoseria di Catania e la squadra del Catania. Noi, grazie a loro, grazie all'entusiasmo che comunque avevamo, l'appoggio, io non potrò mai dimenticarmelo, venivano 1.000-2.000 persone allo stadio e queste sono le cose che ti resteranno per sempre dentro. Venivano all'allenamento, scusa, perché non potevano seguirci in trasferta, e per loro la partita erano gli allenamenti nostri, sotto il freddo, sotto il sole, sotto... E queste sono quelle cose che quando te vai in campo la domenica non puoi lasciarle al di fuori. Giocare in uno stadio avvolto dal silenzio è una cosa che prima o poi potrei anche spiegare a qualche giovane atleta, chissà, nella tua futura carriera, se mai ci sarà. Sì, spero di poterlo soltanto raccontare e che nessun altro lo provi, perché è segno che è successo un qualcosa che è tutto al di fuori di una partita, che il calcio per noi è un lavoro, ma alla fine per tutti quanti è un divertimento. E quindi così deve essere preso e così deve essere visto, con i propri valori, con le proprie... Io magari adesso al di fuori riesco forse a vederle in un altro modo, nel senso non mi riesco a superarla meglio una sconfitta, da come riesco magari a non esaltarmi tanto quando c'è una vittoria, un momento di gioia, perché alla fine è una passione ed è giusto viverla così. Il tuo legame con il presidente Pulvirenta, Jonathan, insomma, fu una scelta quella di approdare a Catania misurata, valutata, una scommessa vinta, e poi cosa rimane? No, io sono venuto a Catania non per il presidente, ma per il mister, per Pasquale, che per me è tutto tranne che un allenatore, tra virgolette, nel senso che no. È molto di più. È molto di più, certo. Finivo il discorso, è una persona, come dicevo prima di Pablo, dico lo stesso di lui moltiplicato per 10, è una persona fantastica, è una persona eccezionale, sa i suoi limiti, sa è difficile, faccio fatica a parlare perché dovrei dire tantissime cose di una persona veramente straordinaria, e che nel calcio veramente forse si contano sulle dita. Cosa ti ha insegnato, e quando ti ha portato a Catania che ti ha detto Pasquale Marino? Vieni che ti porto a scrivere una promozione. No, l'ultima partita che facemmo a Arezzo, e ci salvammo con quella partita, lui mi chiamò nello spogliatoio e mi disse: io ti voglio, io c'ho un programma in mente, sono stato già contattato, insomma dovrei andare a Catania, dice: io ti vorrei portare con me. Ho detto: ecco, bravo, così mi hai tolto il dubbio, l'unica squadra dove non verrò mai a giocare apposta perché ci sei te, gli disse. E poi mi chiamò, invece era a pescare al mare, mi chiamò e mi disse: ti posso passare il direttore? Come? Parlammo un minuto, ci mettemmo. Per me il mister è una garanzia su tutto, l'avrei seguito anche al Polo Nord. Di te rimangono praticamente numeri a doppia cifra per ogni stagione, un giro di campo tra gli applausi del pubblico dello Stadio Massimino. C'è una partita che ancora vuoi giocare davanti a quel pubblico, oltre a quella che ti aspetta tra due settimane? Io guarda, ho ringraziato tantissimo Luca l'altro giorno, che mi ha portato a una, insomma, per quanto riguarda l'organizzazione di questa partita, una scuola qua. E sono, sai, non giocando più, hai sempre quella sensazione, come sarà sempre come prima, anche se io durante tutti i giorni, insomma,
e lo percepisco questo, perché niente è cambiato. Però sentire i ragazzi che ti chiamano così è stata veramente una forte emozione, e questo ti fa capire che hai lasciato qualcosa di un ricordo importante, e che difficilmente, come io lo ho dei tifosi del Catania, loro difficilmente potranno scordarselo di me. Si ritorna praticamente in uno stadio che ti ha visto trionfare, applaudito, osannato, qualche volta anche, no, dicevano perché non segni su gol, l'avrei segnato anche io. Eppure andare praticamente a giocarsi una partita così importante poi lascia un tracciato per la vita, e quella di ieri, tornando al derby, Jonathan, è stato un insegnamento un po' per tutti quanti, nel senso che i 400 giunti da Palermo con l'amarezza dei 4 gol subiti sono tornati in maniera assolutamente composta a Palermo, quando invece c'erano delle zone di Catania assolutamente nelle scorse stagioni chiuse al transito, chiuse al traffico, proprio perché erano regno di scontri. Accadeva a Catania, accadeva purtroppo anche nei pressi della favorita a Palermo. Beh, ieri invece, insomma, lo sfottò è durato anche dopo i 90 minuti canonici della gara. I palermitani sono ritornati a casa tranquilli, sereni. Grande lavoro delle forze di polizia, del coordinamento di tutti quanti, e grande comunque l'apporto e la maturità dimostrata da un po' tutte quelle componenti che all'interno e all'esterno dello stadio hanno lasciato sì che si trascorresse una domenica assolutamente tranquilla e serena e felice. Non soprattutto possono essere un propellente, ma possono essere anche un effetto così anche di appagamento. No, ma io sono d'accordo con Angelo. Domenica è paradossalmente, Bari con questa vittoria rende le cose ancora più facili a Catania, che se Catania domenica gioca con testa e li aspetta, perdono da soli, perché loro adesso i giocatori, come sicuramente l'allenatore, gli si è acceso quel lumicino, no? Che dicono sì, però vincendone due a fila, tre a fila, però vincendone c'è ad aprirti, e Catania è una squadra che se trova chi si apre, se deve imporre il gioco fuori casa fa un po' di fatica, ma se trova chi attacca può far male. Quindi ci si aspetta un Catania, così come era stato un po' il Palermo nei primi 45 minuti, tanto per darci un'idea, una squadra... Il Bari deve solo vincere, esatto. Non può far altro che vincere, quindi fa quello che ha fatto il Parma domenica contro il Bari, giocheranno tutti in attacco, e se il gol dovesse arrivare anche al 93esimo, arriva al 93esimo, ci vuole la testa, aspettare... Ed è stare tranquilli. Ottavio, dai, 20 secondi.